Salve, sono Emanuele Pallotti, sono un rider e un abilitato alla professione forense. E sembra strano, ma non lo è, perché uso questo tipo di lavoro per potermi permettere o per poter arrotondare a fine mese una cifra. Infatti non lavoro moltissimo e proprio per questo forse non riesco a rendermi benissimo conto della magari mancanza di tutele che ha questo lavoro fino in fondo. Probabilmente chi ci deve fare una paga mensile primaria come primo lavoro trova molta più difficoltà di me. Io posso dire in generale che Deliveroo mi fa lavorare quanto vorrei lavorare e le ore in cui vorrei lavorare, però non è la flessibilità che si dice in giro, ovvero per poter lavorare anche le mie poche ore devo comunque lavorare la settimana, perché se non si lavora non si hanno tutele, non ho la malattia e perdo le mie statistiche. Con statistiche negative non posso prenotare le ore della settimana successiva. Senti, rispetto all'emergenza coronavirus, vi è stato comunicato qualcosa in questi giorni? Sì, ci è stata inviata una mail a tutti noi lavoratori, in più ad ogni apertura dell'app ci vengono ricordate le misure, diciamo, minime del decreto legge 6 del 2020 che è stato fatto adesso da poco per appunto contrastare questa emergenza, ovviamente le buone pratiche che magari qualcuno usava anche prima, io per esempio già le usavo da prima, pure gli strumenti. Se c'è necessità coprirsi con, appunto, io adesso porto uno scaldacollo, una sciarpa che uso anche per coprirmi l'atto della consegna, uso dei guanti per andare in moto, ma anche per consegnare il cibo, quindi sì, ci è stato detto qualcosa. Però non vi sono stati forniti, diciamo, dei presidi di No, sicurezza no. particolari. Ovviamente questo si riporta anche all'origine del lavoro, cioè quello che puoi fare da solo, vai, il resto tipo vai con Dio. Quello che puoi fare da solo, fallo, noi ti diamo soltanto una piattaforma. È così.